Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente il tanto atteso giorno è giunto, finalmente ho visto Avengers Infinity War, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto dai fratelli Russo, ed è qualcosa di allucinante, ve lo dico subito così, per non lasciarvi tanto appesi, ma chi già mi segue sulla pagina Facebook, su Instagram, sul profilo privato, aveva già ampiamente letto il mio pensiero generale su questa pellicola. So già che sarà una recensione difficile, soprattutto per quanto riguarda la parte no spoiler. Ricordo come al solito che farò prima un parere generale senza andare nei dettagli, e poi farò una parte spoiler che sarà avvertita da un segnale, una sirena bitonale, non lo so, perché volevo parlarvi di alcune scene, di alcune cose che sono successe. Non è tanto un voler parlarvi per darvi il mio parere, ma soprattutto per ricevere risposte da voi, perché ci sono alcune cose su cui mi piacerebbe instaurare una piccola discussione, soprattutto in alcuni riferimenti. In special modo per quanto riguarda il finale. Dunque, iniziamo quindi con la parte no spoiler. Cannare questo film era facilissimo. Un sacco di personaggi, dare poco spazio a tutti, gestirli male, era fattibile, era facile da fare, ma fortunatamente i Russo sono stati stracapaci di dare il giusto tempo a tutti i personaggi. Sono riusciti a bilanciare perfettamente, secondo me, i personaggi fondamentali per questa pellicola. Alcuni sono rimasti un pochino in sordina, prima di tutti secondo me Black Panther, ma secondo me è stata una scelta saggia, soprattutto perché Avengers Infinity War è la pellicola uscita subito dopo il film dedicato a Pantera Nera ed è ambientato, credo, pochissimi mesi dopo, se non addirittura qualche settimana dopo gli eventi visti su Black Panther. Quindi sul personaggio, su lui e su Shuri abbiamo praticamente visto già parecchie scene. Anzi, penso che addirittura ci siano più scene riguardanti la guardia del corpo interpretata dall'attrice di Michonne di The Walking Dead che quelle con effettivamente Pantera Nera. Veri protagonisti di Infinity War secondo me sono stati Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Thor e i Guardiani della Galassia, ma soprattutto Thanos. Cioè, per me questo film poteva tranquillamente chiamarsi solamente Thanos più che Avengers. Penso che sia addirittura il personaggio che ha più scene a schermo rispetto a tutti gli altri eroi, e questo non è un male, anzi secondo me hanno fatto un'ottima costruzione del personaggio. Credo che è un pensiero che condivideremo tutti, è il miglior villain in assoluto di tutto il Marvel Cinematic Universe, con tantissime sfaccettature, cattivissimo, veramente al punto giusto, e che mi è piaciuto tantissimo. Un'ottima CGI, un'ottima interpretazione di Josh Brolin. So che era stato perculato, anch'io avevamo fatto qualche meme riguardante il fatto che assomigliava a Bruce Willis nelle scene, nei pochi frame che si è visto, ma io sono rimasto veramente estasiato perché secondo me hanno fatto un ottimo lavoro a livello di CGI per quanto riguarda Thanos. Per quanto riguarda altre cose non lo so, cioè quello che mi ha lasciato perplesso di questa pellicola è il fatto che alcune cose sono state realizzate veramente da Dio a livello di effetti ed altri le ho trovate un pochino scarse, tra cui le armature di Iron Man e quella di Spider-Man. In alcune scene, cioè, la testa sembrava proprio che volasse, reduce dagli effetti speciali di Civil War, e non capisco come sia possibile nella stessa pellicola fare roba veramente ottima, veramente fatta bene, e altra scarsa. È inutile negarlo, ripeto, a me il film è piaciuto tantissimo e credo che sia, se non il migliore, sicuramente uno nella mia top 3 dei film preferiti del Marvel Cinematic Universe, ma ovviamente non è perfetto. Non è perfetto per questi dettagli sulla CGI e non è perfetto perché alcune soluzioni adottate sono un pochino, come dire, facilotte, ma onestamente ci passi oltre perché sono 2 ore e mezza di puro intrattenimento, di pura azione, di puro cinema, perché uno vuole andare a vedere un film e divertirsi, vuole andare lì
stare 2 ore e mezza e non pensare ad altro, e questa pellicola secondo me ci riesce a pieno. È un susseguirsi di azioni continue che ti tengono letteralmente incollato allo schermo. Noi siamo andati alla proiezione di mezzanotte, la prima nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Ero con un sacco di gente, compreso Paola, che si era svegliata alle 7 la mattina, si era fatta tutta la giornata a lavoro, e io ero stanchissimo. Per quanto fossi in hype per questa pellicola, mi sono seduto sulla poltrona, avevo la vista annebbiata perché ero stanco morto, ma dopo i primi 10 minuti sono stato svegliato e sono rimasto a pupille spalancate per tutta la durata del film, fino ad un finale di cui vi parlerò nella parte spoiler, veramente disarmante, e che, come avrete intuito leggendo i commenti su Facebook di tutti quanti, mi ha sconvolto, e come ha sconvolto tutti quelli che hanno potuto vedere già la pellicola. I personaggi che mi sono piaciuti di più, troviamo Thanos, che come ho detto prima è forse il migliore di tutti i villain del Marvel Cinematic Universe, e anche i suoi sottoposti, l'Ordine Nero, non sono stati gestiti male. Gli sono riusciti a dargli comunque una loro caratterizzazione, una loro personalità, nonostante non siano i cattivi principali ma siano i sottoposti. E poi il gruppo degli eroi, i Guardiani della Galassia, esaltano su tutti gli altri, rimangono in assoluto forse il mio gruppo preferito di tutto il Marvel Cinematic Universe, divertenti, cazzari. Si vede James Gunn dietro che gestiva e tirava le fila del tutto, soprattutto Drax, che credo sia il personaggio più divertente in assoluto di tutto il Marvel Cinematic Universe. Avengers Infinity War non è un film perfetto, ma per me merita tranquillamente un 10, perché è il punto culmine di un progetto durato 10 anni in Marvel, che è stato studiato, strutturato, modificato anche, perché sicuramente da quando sono partiti col primo Iron Man non si sarebbero aspettati mai che Spider-Man per esempio sarebbe ritornato in Marvel, non si sarebbero mai aspettati un successo così grande del film dei Guardiani della Galassia, in modo da dargli così tanta importanza in quello che è il film forse principale di tutto il Marvel Cinematic Universe. Ed è un progetto che funziona, tra altri bassi, ma qui raggiunge veramente il suo apice, e mi spingo già un pochino più in là, mi spingo già al prossimo anno, e secondo me Avengers 4 sarà addirittura più enorme di questo Avengers Infinity War, per alcuni motivi che vi dirò poi nella parte spoiler. Quindi non posso far altro che straconsigliarvi ovviamente di andare a vedere Avengers Infinity War, forse il migliore di tutti i film di questo Marvel Cinematic Universe. Non vedo l'ora di andarlo a rivedere, non vedo l'ora di riapprezzare alcune sfaccettature, ma soprattutto non vedo l'ora di sapere il vostro parere della pellicola, se l'avete già vista, soprattutto per quanto riguarda la parte spoiler. Quindi, questa era la parte no spoiler, e se non avete ancora visto, chiudete ora, esattamente adesso, non andate più avanti, no, ok, ci siamo, perché da adesso in poi entriamo nella parte spoiler. Ragazzi, io ho finito il film, sono rimasto, penso, 10 secondi seduto sulla poltrona a fissare i titoli di coda, aspettando la scena dopo i titoli di coda, con uno sguardo perso, uno sguardo un pochino vacuo, perché si sapeva sarebbero morti alcuni personaggi, ma io non mi sarei mai aspettato un finale del genere. Ma andiamo per ordine. Come ho detto prima, nella parte dello spoiler, i team up secondo me funzionano da dio, soprattutto Strange, Iron Man e Spider-Man, a cui poi si aggiungono i Guardiani della Galassia. Quel gruppetto lì è in assoluto il migliore, anche se una piccola nota d'amore verso Rocket, Groot insieme a Thor, che sono veramente divertenti insieme, gliela devo dare. Un pochino, non dico sottotono, però meno carismatici invece il gruppo del Wakanda con Winter Soldier, Banner, Capitan America, Falcon e tutti gli altri, ma che comunque compiono appieno il loro dovere. Non c'è Occhio di Falco, non c'è né lui né Ant-Man, i russo sono dei trolloni esagerati, quindi molto probabilmente tutto quello che è stato visto dalle foto dal set di lui vestito da Ronin è stato switchato, e si vedrà poi
in Avengers 4. Non sappiamo se magari avrà girato qualcosina e poi sono state rimosse le scene, ma per come è stato strutturato il film non mi sembra che ci sia stato qualche taglio grosso per rimuoverlo dalla pellicola e spingere ancora sulla questione del marketing. Magari un pochino banalotta la storia che hanno patteggiato, sono i domiciliari e non si fanno vedere né lui né Ant-Man, ma sicuramente torneranno in Avengers 4, sono già confermati. Per questo motivo ho detto che Avengers 4 secondo me sarà una pellicola ancora più grossa rispetto a Infinity War, perché c'è un cast in questi due film enorme. In questo Infinity War manca tantissima gente, manca Ant-Man, manca Occhio di Falco, manca Wasp, Nick Fury, si vede poi alla fine, ma torniamo dopo nella scena dopo titoli di coda, Capitan Marvel, insomma manca un sacco di gente, mentre dalle interviste fatte in Avengers 4 sembra che ci saranno veramente tutti. Sebastian Stan, che spero di aver pronunciato bene il cognome, l'attore che interpreta Winter Soldier, ha già detto che c'è una scena enorme in cui c'era addirittura Michael Douglas che interpreta appunto il vecchio Ant-Man, quindi mi aspetto che ci sia il mondo all'interno di Avengers 4. Ho temuto per molti personaggi più volte, ho temuto per Scarlet Witch all'inizio, quando hanno il loro primo incontro con l'Ordine Nero e successivamente subito Visione, credevo sarebbero schioppati subito a inizio pellicola. Vabbè, Loki e gli Asgardiani l'avevano previsto praticamente tutti quanti, infatti mi è passato tranquillamente liscio come l'olio. Tra l'altro Loki che muore strozzato da Thanos con la mano è qualcosa di incredibile, cioè mi aspettavo tipo, che non so, un'esplosione particellare, invece così proprio cattivo, è una cosa che mi è piaciuta un sacco. Gamora andiamo avanti, cioè praticamente andiamo avanti a step di morte, perché poi le battaglie sono coreografate bene e scorrono liscia. C'era il timore che almeno personalmente credevo che non sarei riuscito a seguirle bene, perché gestire i poteri di tutti tutti così diversi poteva essere problematico, invece sono riusciti a fare un ottimo lavoro. Gamora non me lo sarei mai aspettato, ma quello che mi ha sconvolto di più riguarda l'apparizione di Teschio Rosso, che al momento, visto così, mi sembra buttata a caso. Cioè, non lo so, o hanno trovato del prosthetic, del make-up di Teschio Rosso e detto, ma sì, tiriamolo dentro, perché se non lo riprenderanno più avanti in Avengers 4 o in qualche film futuro, non capisco il senso di prenderlo e sbatterlo lì, perché serve solo a fare da guida a Thanos, ma poteva essere un qualsiasi altro personaggio e sarebbe andato bene comunque. Infatti, quando si è tolto il cappuccio sono rimasto scioccato. Sono curioso di vedere se lo gestiranno anche più avanti nelle prossime pellicole, e lo spero, perché sennò è una cosa forse un pochino anche negativa, no sense buttato lì così, per farvelo vedere, per farti sussultare. Penso che infatti sia addirittura uno dei colpi di scena più grossi della pellicola, fino al punto al finale. Finale che non mi sarei aspettato, nel senso che avevo pronosticato che Thanos avrebbe vinto, avrebbe raccolto tutte le gemme, avrebbe fatto qualche danno, ma addirittura schioccare le dita e spazzare via mezzo universo è qualcosa che mi ha traumatizzato pesantemente. Muore un sacco di gente, Groot che muore di nuovo davanti a Rocket, Scarlet Witch che muore vicino a Visione con quel sorriso quasi felice, perché sa, se almeno si illude, che rivedrà appunto il suo amato, Winter Soldier, Falcon, veramente tantissima gente, senza contare la morte di Peter tra le braccia di Tony, che al momento della fine della pellicola è lì su Titano insieme a Nebula, e non ho idea di come possano tornare. Magari Wong, se non è morto anche lui, aprirà un portale e li farà tornare tutti quanti. Film che si chiude con Thanos contento, che guarda sulla vallata come nel fumetto di lui che finiva con lui che faceva il contadino, una citazione che forse abbiamo colto in 10 in tutta la sala, e finale che, ripeto, mi ha lasciato senza parole. L'unica cosa, forse, secondo me, è che ne hanno fatti morire addirittura troppi, perché come ha detto il mio amico Giacomo, che era con me appunto a vedere il film, se fossero morti solo in 2 o 3, uno, soprattutto se non fosse morto Spider-Man, uno poteva anche ipotizzare che sarebbero rimasti morti. Invece farne morire così tanti, soprattutto Spider-Man,
che avrà uno Spider-Man Uncoming 2 dopo Avengers 4, mi fa praticamente intuire, palesare, che in Avengers 4 torneranno indietro nel tempo in qualche maniera, faranno qualche intrallazzo strano e riporteranno tutti in vita. Ora, non so se porteranno in vita solo quelli che sono morti in seguito allo schiocco delle dita, quindi Loki e Gamora rimarranno morti, ma trovo difficile concepire il fatto che Gamora sia effettivamente morta, perché deve uscire Guardiani della Galassia 3 e vedere il gruppo senza Gamora, con un Peter Quill Star-Lord decisamente sconvolto, non ho idea di che strada potrebbe prendere. Quindi secondo me in Avengers 4 tornerà in vita anche lei. Comunque ragazzi, è un film della Madonna che ti lascia veramente con la voglia di andare a vedere Avengers 4, perché un anno intero prima di vedere la continuazione non so se ce la faccio ad aspettare, e quindi niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ma prima di chiudere questo video, la scena dopo i titoli di coda, scena dopo i titoli di coda che onestamente, se posso essere sincero, mi ha un pochetto deluso, perché dato tutto quello che era successo prima mi aspettavo qualcosa di ancora più in alto. Io avevo ipotizzato addirittura i Fantastici 4 in seguito magari un accordo scritto tra Fox e Disney prima di ufficializzare la vendita, in modo da farli gestire i personaggi, che cosa che non c'è stata. Fanno invece riferimento a Capitan Marvel, motivo per cui la cosa mi ha un po' deluso, perché era effettivamente la cosa più scontata in assoluto, dato che era il prossimo film. In realtà dopo c'è Ant-Man and the Wasp, però a sto punto credo che sia ambientato prima degli eventi di Infinity War, ma subito dopo di Capitan Marvel, e quindi hanno praticamente lanciato lo spunto al film. Si vede infatti Nick Fury fa partire la chiamata con un cellulare bruttissimo, cioè non so cosa fosse quella roba, in cui si vede poi formarsi appunto il logo di Capitan Marvel. Però vabbè, cioè ragazzi, dopo tutto quello che ho visto per 2 ore e mezza gliela perdono senza troppi problemi. Quindi ragazzi, questa era la mia recensione di Avengers Infinity War. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto. Mi raccomando, se scrivete spoiler, scrivete spoiler, puntini, 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 in modo che il commento non si veda subito in cima per chi non ha ancora visto la pellicola, dato che è uscita ufficialmente oggi. Io ragazzi sono ancora su di giri un pochino e non vedo l'ora in assoluto che esca Avengers 4. Quindi ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo come sempre, come al solito, qui sul canale, al prossimo video. Ciao!